i pronomi relativi. Praticamente la peculiarità dei pronomi relativi sta tutta nella stessa loro, nello stesso loro nome. Quindi sono dei pronomi, quindi essendo dei pronomi sono riferiti a un nome, anch'essi richiamano un nome, oppure possono anche richiamare un pronome precedente, ma sono relativi, quindi svolgono anche una funzione sintattica. Collegano due proposizioni, una cosa che generalmente non fanno i pronomi, ma fanno le congiunzioni, ad esempio, no? Cioè introducono la frase relativa, no? Quindi introducono una proposizione subordinata, collegano due frasi. I relativi, insomma, sostituiscono il termine che li precede, detto antecedente, di cui assumono il significato. Ma non hanno la stessa funzione logica del termine a cui si riferiscono, di questo antecedente, perché svolgono una funzione logica tutta loro nella frase che introducono. Quindi possono, i pronomi relativi possono svolgere funzione di soggetto. Per esempio, io amo i film che vedono come protagonista James Bond. Ecco. Io amo i film. I film è l'antecedente, cioè il termine a cui si riferisce il pronome relativo. Ok? Io amo i film è complemento oggetto, no? Che vedono come protagonista James Bond è quel che è il pronome relativo riferito ai film, ma svolge la funzione di soggetto. Capite che la funzione logica è diversa, eh? Perché si riferisce ai film, che però lì era complemento oggetto nella sua frase principale. Invece che vedono come protagonista James Bond, è il soggetto della frase relativa. Quindi svolgono la funzione di sostituire, sicuramente, quindi diciamo sono al posto di un nome, di un pronome, eccetera, ma svolgono anche una funzione sintattica subordinante, cioè mettono in relazione due frasi collegandole fra di loro. La proposizione in cui si trova l'antecedente viene chiamata reggente, può essere una proposizione principale. Ma potrebbe anche essere una subordinata di primo grado e magari la relativa subordinata di secondo grado, no? Ecco il motivo per cui dobbiamo chiamarla reggente, non principale, no? La proposizione introdotta al pronome relativo invece si chiama proposizione relativa, appunto. Bene, qui abbiamo appunto un esempio molto simile a quello che abbiamo fatto prima. Ho visto un film, proposizione reggente, l'antecedente complemento oggetto, che mi è piaciuto molto. Il pronome relativo riferito al film è invece soggetto nella sua frase subordinata relativa. Quali sono le forme dei pronomi relativi? Anzitutto il quale, la quale, i quali, le quali, forme variabili per genere e per numero, quindi maschile, femminile, singolare e plurale, adoperate per le funzioni di complemento. Diretto, quindi possono essere usate come soggetto, anche se in genere non li si usa tanto come soggetto, si preferisce il che, oppure come complemento oggetto, oppure complemento indiretto, per rendere un complemento indiretto, ovviamente il quale e la quale devono essere preceduti da preposizioni, ad esempio il paese nel quale si svolse la rappresentazione era Milano, ecco. Il paese nel quale si svolse la rappresentazione teatrale, Odissei, eccetera, era Milano. Ecco, nel quale, come avete visto, è un pronome relativo che svolge qua funzione di complemento di stato e luogo, no? Con la preposizione, deve essere preceduto, quindi non è con la preposizione. Se non è preceduto da niente, potrebbe svolgere funzioni di diciamo, soggetto, complemento oggetto. Per esempio, hai incontrato la persona la quale era con me l'altra settimana? Ecco. La quale era con me, la quale è soggetto. Però, come abbiamo detto, in genere come soggetto si preferisce il che. Il che può svolgere solamente appunto funzione o di soggetto o di complemento oggetto. È una forma invariabile, a differenza di il quale, la quale, le quali che è una variabile. Che rimane invariabile, vale sia per il maschile, sia per il femminile, sia per il singolare, sia per il plurale. Svolge funzione di soggetto, oggetto della frase che introduce, quindi della frase relativa. Per esempio, ho comprato una rivista che tratta di pesca. Ecco.
io ho comprato una rivista e complemento oggetto, il che invece è soggetto della frase in cui si trova la rivista, la quale rivista tratta di pesca, ecco. Oppure di sport. Benissimo. Poi abbiamo cui. Ecco, cui deriva dal latino. Ecco. Non so se voi avete fatto il qui, que, quod in latino. L'avete fatto? Il pronome relativo qui, que, quod in latino al dativo fa proprio cui con la C. Quindi cui è praticamente un'eredità del latino. Tant'è vero che noi possiamo usarlo per il complemento di termine senza preposizione. Quindi il compagno di classe cui ho prestato la penna, non me l'ha più ridata, cui è complemento di termine, no? Si può mettere anche la A, sì, si può mettere anche la A. Posso dire infatti compagno di classe a cui ho prestato la penna. È corretto sia in una forma sia nell'altra forma. Poi, cui può rendere anche tutti gli altri complementi indiretti, mai soggetto complemento oggetto, ma può rendere tutti quanti gli altri complementi indiretti preceduto dalle preposizioni, no? Poi, ancora una cosa fondamentale, questa dovete davvero memorizzarla, cui frapposto, cui interposto, cioè se noi troviamo una perifrasi, chiamiamola così, un insieme di parole, così costituita, un articolo, poi cui e poi un sostantivo, tenete presente che cui la svolge funzione di complemento di specificazione. Ad esempio, il mio amico la cui automobile è totalmente sfasciata va al lavoro in bicicletta. La cui automobile vale l'automobile del quale amico, capite? Quando cui è in mezzo fra un articolo e un nome, svolge funzione di specificazione. Avete capito questa cosa? La potete trovare comunque nello schema, no? Che si trova qui alla pagina 267. Preposizione più cui può rendere qualsiasi complemento indiretto. L'argomento di cui ti ho parlato è significativo. Di cui, l'argomento di cui ti ho parlato. Ho parlato del quale, complemento di argomento. Quindi, come vedete, possiamo rendere tutti i complementi indiretti, causa, il motivo per cui ti ho chiamato è urgente, eccetera, mezzo, compagnia, eccetera, eccetera. Bene, il che è oggi la forma più usata in funzione di soggetto di complemento oggetto, cioè è raro usare il quale e la quale come soggetto complemento oggetto, arcaico, obsoleto, insomma. Non rende molto bene. Ecco, interessante l'espressione il che. Il che significa la qualcosa, cosa che è ciò, e si riferisce a un'intera frase. Mentre abbiamo visto il pronome relativo è antecedente di un nome, il che è antecedente di una frase intera, no? Diciamo, ci sono molti alunni che sono stati assenti alle lezioni di italiano stamattina, il che non è molto gradito al professore. Ecco, il che si riferisce a tutta quanta la frase di prima. Cioè, cos'è che non è molto gradito al professore? Il fatto che ci siano stati molti alunni assenti nelle prime 2 ore di lezione. Cosa fate? La sera, perché andate a letto tardi? Andate in giro a Milano a fare baguordi, insomma, di sera, serate, così, spettacoli, cose del genere. Ah. E poi dopo al mattino vedete i bambini, non riuscite neanche a svegliarvi e a venire a scuola. Ah. Allora, i trucchi del mestiere, come distinguere il che soggetto dal che complemento oggetto? Ecco, che può trovarsi sia in funzione di soggetto sia in funzione di complemento oggetto. Ad esempio, se il verbo ha già un suo soggetto, allora il che sarà complemento oggetto. Per esempio, quel film che Maria ha visto la settimana scorsa era noioso. Che Maria ha visto? Maria è soggetto di ha visto, c'è già il soggetto, quindi che è complemento oggetto. Infatti, Maria ha visto il quale film, no? Quindi che è complemento oggetto.
Poi, altra regoletta, se il verbo non ha un altro soggetto, è il che a fungere da soggetto. Per avere un'ulteriore conferma, puoi provare a sostituirlo col termine a cui il pronome relativo si riferisce. Esempio, i ragazzi che avete incontrato sono i miei cugini. Allora, i ragazzi che voi avete incontrato, attenzione, no, qui il che è complemento oggetto, attenzione, non è soggetto, perché il soggetto è voi che compie l'azione appunto di incontrare, no? Quando noi sostituiamo e vediamo che non c'è un altro soggetto, allora il che effettivamente è soggetto. Facciamo un esempio. Prendimi la rivista che si trova sullo scaffale. Ecco, che cosa si trova sullo scaffale? Appunto la rivista. La quale rivista si trova sullo scaffale? Quindi che svolge qua funzione di soggetto. Bene, approfondiamo il discorso sul cui. Il cui abbiamo detto è invariabile. Quando è da solo, senza preposizione, può essere solamente complemento di termine. In quel caso l'uso della preposizione a è facoltativo. Abbiamo già anche fatto degli esempi. Quando ha funzione di complemento di specificazione, è sempre privo di preposizione, collocato tra un articolo o una preposizione articolata e un nome. Quindi, come abbiamo già detto, addirittura può essere introdotto questo cui frapposto di specificazione, può essere introdotto anche da una preposizione articolata. Quel ragazzo del cui fratello ti ho parlato tantissimo, si è trasferito a Bologna. Allora, quel ragazzo del cui fratello ti ho parlato tantissimo. Facciamo l'analisi logica. Io ho parlato tantissimo a te, ti ho parlato del fratello, complemento di argomento, del quale complemento di specificazione. Cioè, non so se mi sono spiegato, quel ragazzo, soggetto più attributo della reggente, chiaro? Poi, del cui fratello, attenzione, del e fratello insieme sono complemento di argomento, ti ho parlato del fratello, no? Quindi quando facciamo l'analisi logica dobbiamo mettere insieme queste parole che sono del fratello, complemento di argomento, cui invece complemento di specificazione, ok? Sappiamo fare l'analisi logica, insomma, di questi pronomi relativi, è fondamentale questo, eh? Bene, il quale, la quale, i quali, le quali sono le uniche forme variabili oggi poco usate anche nella lingua scritta perché risultano pesanti. Tuttavia è opportuno utilizzare al posto di che e cui, più agili ma invariabili, quando occorre precisare il genere o il numero dell'antecedente. Quando non è chiaro, per esempio, se è maschile o femminile, se è singolare o plurale, possiamo usare il quale, la quale, i quali, le quali, che ci chiariscono subito se si tratta di maschile o se si tratta di femminile, se si tratta di plurale o di singolare. Mi sono rivolto alla zia di Stefano, la quale è mio medico di famiglia. Se noi avessimo la frase mi sono rivolto alla zia di Stefano che è il mio medico di famiglia, la frase sarebbe ambigua e potrebbe essere riferita a Stefano. Ma se è la zia invece che è medico, usiamo la quale, così ci fa capire che è lei e non è lui il medico, no? L'uso di queste forme è obbligatoria quando il pronome relativo funge da soggetto o da complemento oggetto di un verbo di modo indefinito, come infinito, gerundio o participio. Ad esempio, ho ancora 3 esami, terminati i quali mi dedicherò alla tesi. Terminati i quali, quando c'è un participio, dobbiamo usare per forza il quale, la quale, i quali, le quali. Quindi, devo affrontare degli esami, passati i quali potrò discutere la tesi, ecco. Potrò discutere la tesi di laurea, eccetera. Oppure, c'è un'entrata secondaria, varcando la quale ti troverai davanti al mio ufficio. Ecco, come vedete, con participio, gerundio e anche con l'infinito,
quel caso è obbligatorio usare il quale, la quale, i quali, le quali. Parliamo adesso degli avverbi relativi. Ci sono delle parole che sono avverbi di luogo che possono avere valore di relativi. Quando si riferiscono a un nome, mettono in relazione due frasi, possono svolgere funzione di avverbi relativi, chiamiamoli così, no? Ad esempio, dove, ho già scelto la località dove andrò in vacanza, i miei genitori stanno cercando un posto dove trascorrere mesi di villeggiatura, sono esempi di avverbi relativi, dove è usato come avverbio relativo, poi che praticamente vuol dire in cui, no? Cioè, i miei genitori stanno cercando un posto in cui trascorrere mesi di villeggiatura. Ho già scelto la località in cui andrò in vacanza. Chi è che sta parlando? Oh! Infine, ci sono le forme un po' letterarie, donde e onde, che esprimono, diciamo, sempre un luogo, ma un moto da luogo, diciamo. Mentre dove è uno stato in luogo, o anche un moto a luogo, il moto da luogo può essere reso con donde. Sono forme di uso letterario, non si usano molto. Per esempio, Francesco Petrarca nel Canzoniere scriveva: mira il gran sasso donde sorga nasce, quindi osserva il monte da cui nasce la sorga, cioè da cui nasce il fiume. Le forme che, la quale, chi possono svolgere numerose altre funzioni, ma questo lo vedremo in seguito. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.